Nell'esercitazione di oggi cercheremo di simulare la struttura della rete internet. Faremo una simulazione naturalmente in cui la struttura della rete è semplificata al massimo, per cui abbiamo per esempio il nostro PC che si connette alla rete con un router, questo potrebbe essere diciamo il nostro modem router domestico. Diamo al nostro PC desktop soliti indirizzi 192.168.1.1 per esempio, e utilizziamo come indirizzo di gateway del router questo qua. Adesso, per ricordarmi quello che sto facendo, evitare di fare i pasticci, scriviamoci in un'etichetta qui l'indirizzo dell'interfaccia di rete con la relativa maschera, e stesso lavoro facciamo anche dal lato del router, che anche qua mi scrivo l'indirizzo che ho usato, quello del gateway, e perfetto. Adesso questi due sono collegati alla stessa sottorete, qui abbiamo impostato il gateway correttamente. Adesso prendiamo un altro tipo di PC, di computer, non potrebbe anche non essere un PC, è un computer, un server, che poi sostanzialmente per la nostra simulazione è un computer generico, potrebbe anche essere un altro PC, però per rendere un po' più realistica la cosa prendiamo un server, potrebbe essere un server di posta elettronica, potrebbe essere un server HTTP per le pagine internet. E un secondo router che colleghiamo a questo server. Scusate, qui. E qui. Perfetto, diamo un indirizzo al nostro server e qui usiamo un indirizzo diverso, 172.16.1.1. Vedrete che cambia la maschera di sottorete, perché la maschera di sottorete indica che in questo caso solo un'altra classe di rete, diciamo. Adesso senza preoccuparci troppo, è solo un esempio questo, no? Diciamo che in questo caso sono gli ultimi due byte che indicano l'host, mentre i primi due sono quelli che indicano la rete. Adesso qui indichiamo il gateway, che deve appartenere alla stessa rete, però per esempio possiamo benissimo cambiare, vedete, le ultime due cifre le possiamo cambiare anche tutte e due, perché sono le ultime due che indicano il gateway. Ora però, per evitare di fare pasticci, me lo scrivo qua e mi scrivo anche la maschera di rete che ho usato. Stesso lavoro lo faccio, mi scrivo anche l'indirizzo del gateway di default che corrisponderebbe a questa porta qua, a questa connessione qua del router, che ha naturalmente la stessa maschera di rete. Perfetto, adesso abbiamo il server collegato col router, il PC collegato col router, naturalmente qua in mezzo c'è internet. C'è una rete complessa fatta di molti router. Scusate, prima che mi dimentichi, configuriamo l'interfaccia di questo router qui in modo tale che adesso le due interfacce sono configurate correttamente. Dicevo, qua in mezzo c'è tutta la rete internet composta da molti nodi, da molti router. Ora noi semplifichiamo connettendo direttamente i due router. Diciamo, in un caso reale la situazione è più complessa di questa, ovviamente. Collego fra di loro i due router e vedo che il cavo assume una forma diversa, perché è un tipo diverso di connessione, è una connessione seriale. Vedete che le porte utilizzate sono serial 2.0 e serial 2.0 sui due router. Non ci preoccupa più di tanto questa cosa, perché tanto abbiamo utilizzato la connessione automatica, quindi ha scelto lui il cavo giusto. Quindi andiamo avanti. Adesso però configuriamo questa interfaccia, che vi ricordo, fate attenzione, è questa, è serial 2.0, e diamo a questa interfaccia un indirizzo IP. Utilizziamo a questo punto una classe di rete ancora diversa,
che è questa. Vedete che in questo caso la subnet mask è solo 255.0.0.0.0, vuol dire che tutti gli ultimi 3 byte sono riservati all'host e la rete è soltanto quel 10 iniziale. Di nuovo non ci preoccupiamo troppo di questi dettagli, voglio farvi solo vedere in modo tale che non ci abituiamo a usare sempre le solite maschere di rete, che si può fare anche qualcosa di un po' più complicato per modo di dire. Adesso attenzione, abbiamo configurato l'interfaccia di rete di questo router, scusate, l'interfaccia seriale, dobbiamo fare la stessa cosa su questo, e qui naturalmente se i due devono comunicare devo usare un indirizzo di rete che sia appartenente alla stessa rete. Ora posso cambiare tutte e tre i byte perché, come ho detto, con questa maschera di rete è solo il primo che specifica la rete, mentre gli altri tre, che io ho messo a caso, sono quelli che identificano l'host. Spero che sia abbastanza chiaro. Ok, a questo punto mi sono indicato qui i valori semplicemente per ricordarmeli usando queste etichette. Adesso vedete che è tutto rosso perché dobbiamo attivare le nostre interfacce, quindi dobbiamo, scusate, qui ha cancellato tutto, allora non l'avevamo scritta, fast internet 0 è 192.168.1.10, mi ero dimenticato di scriverla su questo router qua, la attivo e vedete che qua è diventato verde il collegamento tra i due. Attivo la serial 2 qui, vado sul router di sopra e attivo l'interfaccia di rete col server e attivo la serial che collega i due router, e vedete che adesso la situazione è che tutte le interfacce sono in verde, che vuol dire che sono tutte attive. Ora voglio provare a fare una cosa molto semplice. Da questo PC voglio provare a fare un ping, un'interrogazione a questo server remoto. Quindi vado su command prompt e scrivo ping 172.16.1.1. Eseguo il ping e vediamo che mi viene scritto destination host unreachable. L'host di destinazione non è raggiungibile. Per capire come mai, andiamo invece nella simulazione e proviamo a vedere che cosa succede ai nostri pacchetti, al nostro pacchetto che vorrebbe andare da PC0 fino al server. Ora vado avanti con la simulazione, vedo che il pacchetto arriva al router 0, ma dal router 0 mi torna indietro, cioè non viene propagato. Perché non viene propagato? Non viene propagato perché il router 0 non ha nessuna regola al suo interno che definisce cosa deve fare quando gli arriva un pacchetto da questa rete. Si chiamano regole di routing, cioè di instradamento, che sono abbastanza simili alla definizione di gateway, no? Qui cosa serve la definizione del gateway? Serve perché quando c'è un pacchetto che non appartiene a questa rete, il PC sa che lo deve inviare al router. Benissimo, ora dobbiamo dire al router: quando ricevi un pacchetto indirizzato verso questa rete qua, che cosa ne devo fare? Allora, che cosa ne dovrà fare? Lo dovrà inviare a questo indirizzo IP. Facciamolo un attimo e cerchiamo, scusate, prima vi voglio far vedere una cosa, che ogni router ha una routing table, una tabella di routing che io posso visualizzare con la lente. Ora vedete che qui abbiamo due interfacce che sono 192.168.1.0, che è questa rete qui, 10.0.0, questo slash 8 indica la maschera di sottorete, che è questa interfaccia qui. Sono una è tipo seriale, una è fast ethernet, e vedete che manca next hop IP. Che cosa vuol dire? Vuol dire quando ricevo un messaggio non c'è scritto dove lo devo instradare. Ora vi faccio vedere come si fa. Selezioniamo questo router, andiamo in routing static e qui scriviamo. Allora, se io voglio mandare un messaggio alla rete 172.16
che sarebbe quella del server, con maschera di sottorete, quella lì, vedete che ho indicato non il computer ma la rete qua, non il server ma l'indirizzo generico della rete di appartenenza. Next hop vuol dire dove lo devo mandare questo pacchetto, gli devo mettere l'indirizzo del secondo router e premo add. Se adesso andiamo a vedere la tabella di routing, vediamo che è stata aggiunta questa cosa qui, che dice: se c'è un messaggio diretto alla rete 172.16.0, devi inviarlo next hop, salto successivo, lo devi inviare qui. Vedete cos'è una regola di routing? Cioè definisce che cosa bisogna fare se arriva un pacchetto al router destinato a un destinatario che il router non conosce, perché il router conosce soltanto, ha queste due interfacce, quindi conosce soltanto questa rete qui e questo collegamento qui, ma non conosce questo server. Quindi noi gli dobbiamo dire che cosa devi fare quando ti arriva un messaggio indirizzato a quel server lì. Bene, gli abbiamo messo una regola, adesso vediamo che cosa cambia. A questo punto provo a fare quello che avevo provato a far prima, quindi a rifare il nostro ping da questo PC al server remoto. Rifaccio il ping e scusate, vado in qui perché sennò non finiamo più. Faccio CTRL C e ripeto e vediamo che cosa succede. Succede che non riesce a comunicare, anche se il tipo di errore è diverso rispetto a prima. Adesso abbiamo un request timeout, mentre prima era destination host unreachable. Adesso in pratica lui attende per un certo tempo ma la risposta non gli arriva. Come mai non gli arriva la risposta? Ora proviamo a vedere un po' più nel dettaglio che cosa sta succedendo andando sulla scheda simulation e provando a vedere il percorso del nostro pacchetto che dovrebbe andare da qui a qui. Il pacchetto arriva al router 0, il router 0 vedete che è in strada al router 1, quindi la nostra regola ha funzionato, il router 1 lo invia al server e quindi fin qui tutto bene, il server lo rispedisce al router e qui succedono i pasticci. Perché succedono i pasticci? Perché non c'è una il ping, diciamo, funziona in un modo per cui c'è una richiesta di ping e poi c'è una risposta di ping. Ora la richiesta di ping arriva correttamente al server, ma la risposta non passa. Perché non passa? Perché non c'è una regola di instradamento da questo PC, da questo router a questo. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare esattamente quello che abbiamo fatto prima, quindi entro nella tabella di routing di qui e ci metto: se voglio inviare un messaggio alla rete 192.168.1.0 con maschera di sottorete 255.255.255.0, vedete che qui ho messo l'indirizzo di rete generico, cosa devo fare? Qual è il next hop? Il next hop sarà questo 10.0.0.1 e premo add. Ho inserito una regola, no? Nella routing table di questo router qui, in cui adesso gli sto spiegando che se gli arriva, vedete la S che sta per seriale, se gli arriva una richiesta per questa rete qui, deve inviarla al router 0. Spero che abbiate capito qual è la ragione di queste regole, è che questo router non conosce questa rete, come questo router qui non conosce quest'altra, quindi a differenza dei messaggi che da qui vanno a qui, che sono noti, vabbè, a scanso di equivoci vi faccio vedere questa cosa. Io se ora se da qui io provo a pingare il router, naturalmente il router risponde perché appartiene alla stessa rete. Se da qui provo a pingare questo router, certamente risponde. Ora il problema era il ritorno da qui a qui che non funzionava, perché non c'era una regola che permetteva di decidere in quali casi e in quali modi passare da questo router a questo. Ora vediamo se l'aggiunta della nostra regola ha fatto funzionare la rete. Facciamo command prompt e ridiamo finalmente il nostro ping ed ecco che finalmente il messaggio
arriva e arriva anche il ritorno. Arriva anche il ritorno, ripeto, perché abbiamo stabilito quella che si chiama regola di routing. Voglio farvi vedere una cosa. Se ora qui al nostro router aggiungiamo un altro computer appartenente a un'altra rete, possiamo farlo. Supponiamo adesso di prendere un altro PC generico, colleghiamolo col router. In questo caso è stata usata l'interfaccia 1, ok. Questo PC, diamogli un altro indirizzo, 192.168.2.1, ok? Quindi questo appartiene a un'altra sottorete, quindi 192.168.2.1, ce lo scriviamo perché sennò facciamo poi dei pasticci, ok, e gli diamo come default gateway 2.10, che me lo ricopio. Adesso attenzione, dobbiamo settare l'interfaccia Fast Ethernet 1 che collega questo router con questo PC. Lo facciamo subito, ci metto on in maniera tale che si accenda, perfetto. Adesso dunque metto ancora un'etichetta qui, per ricordarmi che cosa sto facendo, ok, e magari questa la spostiamo un attimo perché, ok, perfetto. Adesso sarà possibile da questo PC pingare questo qui? Vediamo. Vado su command prompt e provo a inviare una richiesta di ping a 192.168 ping 192.168.2.1. è un PC, ah scusate, non abbiamo messo il default gate, no, l'ho messo, non mi ricordo, sì, ok, dicevo, questo è un PC che appartiene a un'altra rete però collegata con lo stesso router. Se io provo a fare il ping non funziona perché c'è un timeout. C'era un timeout iniziale, scusate, poi è andata a buon fine, vedete che funziona invece. Ok, funziona, cioè questo PC riesce a pingare questo qui e viceversa, perché appartengono alla stessa a due reti connesse con lo stesso router, con i gateway corretti. Ora però, che cosa accade se io da questo provo a interrogare questo server? Naturalmente, lo possiamo vedere, non c'è risposta. Perché? Perché non c'è risposta? Provo a farlo. 172.16.1. Non c'è risposta perché non abbiamo definito una regola di instradamento che consenta di instradare i messaggi al contrario. Allora, attenzione, adesso vi faccio vedere che cosa succede, perché sennò non si capisce. Torniamo un attimo, diciamo, alla simulazione. Okay. Facciamo un attimo una simulazione in cui vediamo i pacchetti. Allora, proviamo a fare il ping da qui a qui. Ora, il messaggio arriva al router, il router lo instrada al secondo, il secondo lo instrada al server, il server lo manda al router e il router 1 però non sa più dove mandarlo. Come mai non sa più dove mandarlo? Perché manca una regola. Se noi andiamo a vedere la tabella di routing che abbiamo scritto prima, di questo router qua, notiamo che c'è una regola che dice se un messaggio deve andare alla rete 192.168.1.0, instradalo a questo router qui, ma non abbiamo una regola di instradamento di routing per questo secondo PC. Cioè, in sostanza, il ping non funziona perché la reply, la risposta del server, non arriva, in quanto questo router qua non sa, non conosce questa rete qui, no?
quindi non sa a chi inviarlo. Allora che cosa dobbiamo fare per far funzionare tutto? Andiamo in questo router, nelle regole di prima, e ne aggiungiamo un'altra che, se arriva un messaggio indirizzato a 192.168.2.0, cioè, lo ripeto, a questa sottorete qui, maschera di rete 255.255.0, next hop, dove lo devo inviare? Lo devo inviare al router che ha indirizzo 001, lo stesso di prima, no? L'aggiungo. Vedete che c'è una seconda regola a questo punto che mi dice che gli indirizzi di rete che hanno come destinatario un computer di questa rete qui devono essere inviati qui. Allora, adesso, per farla breve, ripeto la mia simulazione, rifaccio di nuovo un ping da qui a qui e vediamo che questa volta funziona tutto, perché ogni router ha delle regole di instradamento che gli permettono di smistare i pacchetti al destinatario. Naturalmente, se qui le connessioni aumentassero, le regole diventano sempre di più, no? Vedete che per ogni nuova rete io devo aggiungere una regola. Allora, c'è un modo per bypassare questo, in questo caso, perché diciamo la struttura è molto semplice, la nostra rete. Se io vado in static, ora provo a cancellare entrambe le regole di prima, quindi a questo punto diciamo il collegamento in questa direzione non funziona più, e scrivo una regola fatta così: 0.0.0.0, vuol dire, se questo è un indirizzo IP riservato, che significa se non è conosciuto il destinatario, cioè in sostanza è come dire per default, in automatico, se per tutti i destinatari ignoti, cioè nel caso in cui non sia qualsiasi rete, deve smistare sempre su questa porta qui. Scusate, devo mettere 10.0.1.2.1. Aspettate, che allora qui l'interfaccia seriale è ok, 0.0.1 è giusto. Perfetto, riesaminiamo la regola nuova che adesso ho messo nella routing table. Vedete che è un'unica regola, 0.0.2.0.1.0.1. Mi ero sbagliato, non cambia sostanzialmente niente, però l'indirizzo di questa porta è 0.0.1, quindi qui nelle regole, per fare le cose in maniera pulita, devo mettere questa, ok, e questa la tolgo. Perfetto, adesso vediamo se funziona tutto. Provo a rifare il solito ping e vedete che funziona. Che cosa ho fatto in sostanza? Ho sostituito la regola specifica che indicava un'interfaccia precisa con una regola generica che è quella che dice: se arriva un messaggio a qualsiasi destinatario che non è compreso nelle regole, invialo sempre next hop a 10.0.1. quindi in sostanza questo è molto comodo, diciamo, quando si hanno più reti destinatari, per evitare di scrivere una regola specifica diversa per ogni rete. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è che in Windows, ma anche in Linux naturalmente, altri sistemi operativi, se apro prompt di comandi e scrivo root print, anche il mio computer ha una tabella di routing, anzi più di una. Adesso, se guardo la tabella IPv6, vedete che per esempio qui c'è scritto indirizzo di rete 000 maschera 000 gateway 192.168.0.1. che cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza, se ogni destinazione sconosciuta, ricordatevi il significato di questo indirizzo, deve essere instradata al gateway, che è l'indirizzo del mio router, no? Questo qui. Quindi in sostanza vedete che anche nel PC ci sono delle regole di routing. Qua c'è
questo indirizzo, questa qui indica la rete di loopback, cioè il computer stesso, è un indirizzo riservato che sta a indicare lo stesso PC su cui mi trovo. Adesso, senza approfondire, questi qui sono per esempio indirizzi di broadcast, quelli col 255 ripetuto. Questa metrica che c'è qua in fondo è in sostanza una misura del costo della connessione, cioè, in parole povere, più piccola è questa misura, più efficiente è la connessione. Questo è utile quando il router dovesse decidere tra più connessioni, tra più instradamenti possibili. Quello che ha la metrica più bassa è quello più efficiente. Si può paragonare, diciamo, a, che ne so, se uno dovesse prendere un volo da Genova a New York, sono possibili diversi percorsi, che ne so, posso andare da Genova a Parigi e a Parigi a New York, posso andare da Genova a Londra, da Londra a New York, posso andare da Genova a Istanbul, che ne so, Istanbul, Francoforte, Francoforte a New York, sono tutti percorsi possibili. Quello che ha la metrica più bassa è quello più efficiente, cioè quello, diciamo, a costo minore, o più breve se preferite, in maniera un po' imprecisa, però per capirci. Quindi quella misura lì fornisce in sostanza nel router una misura, vedete che qui la metrica è molto, molto semplice, fornisce in sostanza nella tabella di routing una misura dell'efficienza della connessione nel caso in cui ce ne siano molte. Perfetto, ora salvate questa esercitazione perché poi la usiamo ancora per le prove successive. Alla prossima.